Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Lido. Su di noi puoi scommetterci. Amici sportivi di S1TV, buon pomeriggio dal Comunale di Montepone Lido dove in una giornata allietata da un bel sole però disturbata da un forte vento sta per ricominciare la penultima giornata del campionato di prima categoria Girone C, la partita tra il Real Montepaone e il Soverato Davoli che avrebbe potuto essere una giornata di festa che avrebbe potuto portare a un saluto diciamo, speranzoso per il Soverato Davoli di un pronto rientro. Nella categoria e anche un augurio invece per il Montepone di poter proseguire in questa lotta al vertice, ma che purtroppo come tanti ormai sapete vive con attimi di angoscia e di apprensione per le sorti del giovane calciatore proprio del Real Montepone, Gregorio Vatrella, che in questi ultimi giorni ha avuto un bruttissimo incidente, è stato vittima di un bruttissimo incidente e si trova ricoverato l'ospedale di Catanzaro in eh, grave diciamo così, pericolo di vita. Si spera sempre che eh, possa avvenire il cosiddetto miracolo. I ragazzi del Montepone lo hanno voluto ricordare con un bel gesto, uno striscione, una maglietta che stanno eh, esponendo in questo momento prima di entrare in campo. E, come dicevo certamente la, la, la speranza è che tutto possa almeno rientrare nella normalità, anche se purtroppo se le voci sono discordanti ancora il ragazzo si trova in gravissime condizioni. Eh, ecco le squadre che stanno entrando al centro del campo, dove si schiereranno agli ordini del signor Ricci di Cadanzaro. Vediamo le formazioni che scenderanno in campo. Il tavolo schiera Miang Torchetto, Tupu. Tirinato, Corapi Procopio Alessandro Leone Daniele Migliarese Pitto Lesci Chebba L'allenatore Alessandro Ranieri Porta con sé in panchina Giannini Zazaz Abdellatif. Sono solo tre i giocatori che si trovano in panchina per la squadra ospite Il Montepone Invece schiera Stefano Leone Francesco Fiorettino Scarfone Paparazzo Conidi Grillone Doria, Marco Voci, Salvatore Procopio, Perritano con il numero 18, la maglia numero 10 è stata conservata per il momento negli spogliatoi appunto del Stadio di Montepaone. Proprio in attesa che possa essere indossata ancora una volta da Gregorio Vatrella. E stavo continuando con il numero 11 Pisani, l'allenatore Alessandro Pisano, questa volta in panchina Emanuele Fiorentino, Macri, Lombardo, Meliti, Domenico Voggi, Ienco e Nicola Voggi con la maglia numero 00, che la 18, ovviamente, è stata indossata da Pierritano. Il saluto vi giunge da Fausto Avarano con l'assistenza tecnica di Pasquale Lentini. Non c'è oggi come sempre accade il buon Giorgio De Philipsi, però c'è sempre qui a fianco a me il giornalista della Gazzetta. Eh, Giuseppe Ranieri, che inter intervisteremo sentiremo nel corso della partita. Adesso le due squadre si stanno schierando al centro del campo per osservare il minuto di raccoglimento in onore di un'altra vittima, purtroppo gravissima di un episodio gravissimo che è successo ieri eh, in quel di Filottrano nel, eh, dove il, il ciclista Michele Scarponi è stato travolto da un furgoncino e purtroppo ha perso la vita. Il Coni ha deciso che in tutte le manifestazioni del sabato e della domenica si, state, si sarebbe osservato questo minuto di raccoglimento proprio in onore del ciclista. anche il calcio ovviamente si unisce come tutto lo sport, come tutti gli sport in questi casi si uniscono a queste che sono purtroppo tristissime vicende che eh, stroncono la vita di un giovane, addirittura era in allenamento a Michele Scarponi per le strade de de del suo paese e a vedere proprio nell'uscita vicino a casa eh, un furgone che eh, lo travolge e lo uccide sul colpo davvero è una cosa bruttissima adesso stiamo per dare inizio a questa partita uh, cominciata in questo momento il sovrato d'aule si chiede alla destra dei vostri teleschermi con la classica maglia bianco rossa e il montepone a sinistra con l'altrettanto classica maglia uh, giallo verde e il sovrato che impastisce la prima occasione azione da, 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 re, da, da, di attacco la palla finisce in fallo laterale dicevamo di questo fastidioso vento che disturba qui sul campo comunale di Montepone lido eh. Cerchiamo anche noi di, di sistemarci, di raccogliere le carte proprio per evitare che eh, ci voli via. Allora Giuseppe, stavamo dicendo, questa situazione, questa partita un pochettino anomala, doveva essere, dicevo io, una giornata di festa, invece si sta trasformando in una giornata di apprensione, di angoscia. È proprio così, amici sportivi, buon pomeriggio da Giuseppe Ranieri. Non è la solita atmosfera al frabotto marnesi sì, oggi... Fra Real Montepone e Soverato Davoli si gioca una gara di calendario che eh, sicuramente ha dell'amaro in bocca. Sappiamo tutti della battaglia che sta eh, conducendo in un letto d'ospedale Gregorio Vatrella, eh, rimasto vittima di un rovinoso incidente mercoledì. I ragazzi stoicamente eh, hanno, deciso, hanno deciso di giocare comunque la partita e di sicuro venendo oggi al campo non abbiamo visto l'aria di festa di tutte le altre domeniche. È proprio così, come si dice la 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 vicenda legge sul, sul campo di Montana una legge nelle mente di, di ognuno di noi, Alessandro eh, Pisano l'allenatore appunto della squadra di casa è stato eh, tutti questi giorni è stato eh, al capizzale proprio di Gregorio Vatrella nella speranza di poter vedere un uh, movimento che possa quantomeno uh, dare segni di, di possibilità, per ora adesso eh, non è così però ripeto ancora una volta la speranza è sempre l'ultima a morire, lì i miracoli possono avvenire e noi c'è cioè, auguriamo. Speriamo che in questo caso senza essere tacciati di essere blasfemi possa davvero verificarsi questo miracolo che possa restituire un, un giovane alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi affetti, alla sua squadra, alla sua città, tutti quanti sappiamo come effettivamente questo ragazzo Gregorio era è ben amato da tutti quanti. Veniamo. Eh, nonostante tutto dobbiamo cercare di raccontarvi questa partita. Il Montepone come sapete è terzo in classifica, ha due punti di distacco dalla coppia di testa Rombiolese-San Gregorio, la Rombiolese che ha vinto la partita di recupero nel, eh, nel, durante le, le vacanze pasquali. Siamo al terzo minuto appena eh, cominciato. Quindi da poco, stavo dicendo questo Montepone che alla distanza di due punti purtroppo eh, due domeniche fa è stato fermato qui eh, sul campo proprio amico di Montepone sul 2-2 dalla Rombiolese, una partita che... Poteva tranquillamente vincere, anzi conduceva abbastanza nettamente nel primo tempo eh, per 2-0. Addirittura aveva fallito in numerosissime occasioni per poter arrotondare il punteggio. Così non è stato e poi è venuta fuori la voglia, la capacità, la bravura, diciamolo un po' tutta, della capolista rompiolese eh, che ha ottenuto un pareggio inesperato aiutata probabilmente anche dalla doppia espulsione di Fanelli e, e Mellace, ecco, che eh, probabilmente in quel caso aveva poco da, da spartire con l'irregolarità di Fanelli però l'arbitro ha deciso di espellerli entrambi è stato eh, danneggiato ancora di più il Montepone che poi alla fine ha dovuto subire questo pareggio e il che quasi certamente eh, lo tiene um, distante dalla prima posizione quindi dovrà giocare eh, i playoff probabilmente ad oggi è così per il Montepone con tutte le eh, incertezze che comporta la situazione perché eh, sapete benissimo che le promozioni dalla, eh, dalla promozione scusate il besticcio di parole in giù e intanto, abbiamo assistito a un bel tiro dalla lunga distanza del Soverato Davoli con il suo numero 10 Lesci, che ha eh, permesso a Stefano Leone di mandare in calcio d'angolo primo tiro dalla bandierina appunto per la squadra ospite. Eh, osserviamo questa azione del Soverato Davoli la battuta in, in aria, di colpo di testa a liberare di Francesco Fiorentino e poi esce la squadra di casa con il rilancio di Doria che se ne va sulla fascia di sinistra, viene fermato dal, omologo, dal torchetto, il numero 2 del, eh, del sovrano Davoli. E esce ancora una volta Leone e Stefano e si posessa del pallone e si appresta al rinvio a favore della squadra ma non, non riescono a giocare bene i giocatori del Montepone non riescono ad uscire hanno qualche difficoltà attenzione c'è il tiro del numero 6 Procopio Alessandro che si alza sopra la traversa ma stavo dicendo non c'è probabilmente Giuseppe concentrazione da parte dei giocatori del Montepone perché non riescono ad uscire, non riescono ad impastire un'occasione, un'azione anche in tutta serenità, ecco, anche in questo caso, vedete, ha preso di nuovo la, la palla il giocatore del Montepone. Certamente questa è questione di testa, Giuseppe. Sì, lo stress degli ultimi giorni e comunque il magone che hanno in corpo condiziona la prestazione atletica, non è consueto vedere un Montepone che non ragiona, che non fraseggia bene sul centro, si sta giocando comunque nella metà campo del, del Montepone che in questo momento si proietta con Pirritano che però sbaglia l'assist in favore di Procopio e, e vedi sono proprio questi gli errori che possono compromettere una gara, una gara che come da, da calendario dovrebbe essere alla portata del, del Paone perché dovrebbe approfittarne visto che abbia deciso di giocare, eh, una gara che sulla carta appunto è alla portata perché il Soverato Davoli non potrebbe avere le potenzialità eh, tecniche per superare questo Paone. però stiamo assistendo ad una gara dove le troppe sbavature portano comunque eh, i calciatori del Soverato Davoli più volte Volte nella zona giallo-verde. In effetti abbiamo già contato tre tiri mh, verso la porta di Leone da parte del Soverato D'Avolo, un calcio d'angolo. Attenzione, ancora una volta si proietta in avanti il numero 11 Chebba del Soverato. Viene eh, questa volta fermato, parte in, in, in lungo. Doveva essere un servizio per Marco Voci che non riesce eh, a raggiungere eh, questo pallone troppo lungo per eh, poter essere appunto, messo in condizione di giocarselo da parte del numero 8 del Montepone. E tornando al discorso della classifica, chiaramente dicevamo che mancano due giornate ormai alla fine del campionato. Rombiolese e San Gregorio hanno un calendario abbordabile, anche se oggi, per esempio, la Rombiolese dovrà giocare in casa con il Fronti, ma un Fronti che quasi certamente ormai è anche fuori dalla disputa della possibilità di poter fare i playoff. Quindi. Andiamo addirittura pro, probabilmente alla, ad uno spareggio in questo girone eh, C di prima categoria tra Rombiolese e San Gregorio per vedere chi riuscirà ad ottenere la promozione eh, diretta e, e torno a dire è, molto, è la cosa più importante perché eh, poi i playoff rischiano di diventare una partita inutile perché intanto si dovrebbero giocare tra le vincenti dei playoff del girone A contro il girone B e del girone C contro il girone D e che poi se ci dovesse essere un'ulteriore retrocessione dalla serie D eh, addirittura non è sufficiente, bisognerebbe fare un ulteriore spareggio per una sola promozione e quindi capirete bene come eh, sarebbe importantissimo arrivare certamente alla promozione diretta attraverso il primo posto eh, piuttosto che poi eh, affidarsi alla lotteria dei playoff però fatto sta che intanto eh, la, la, i le partite si giocherebbero lo stesso anche perché poi la, la, la lega deve stilare una classifica di rendimento eventualmente per eventuali ripescaggi, e quindi eh, tutto il mese di maggio sicuramente si giocherà, si continuerà a giocare per eh, vedere chi riuscirà ad avere la meglio nella vittoria appunto di questi eh, gironi di prima categoria. E paparazzo per il Montepone che non riesce a tenere il pallone in campo, Chebba per il Sovrato Davoli, un Sovrato Davoli che a un certo punto del campionato aveva dimostrato la, la possibilità diciamo, di, di potersi rimettere in carreggiata, di potersi giocare eh, la permanenza, magari abbandonando l'ultimo posto in classifica per poi sperare nella disputa dei play-out, stava cominciando ad ottenere qualche risultato poi eh, la vicenda di Nocera Terinese ha certamente danneggiato la squadra dell'allenatore dell Alessandro Ranieri che lo diciamo, l'aveva preso in quell'occasione. Un po' prima, anzi, aveva ottenuto dei risultati. Poi, eh, fatto sta che eh, quella vicenda con il risultato, eh, la partita persa a tavolina quando si addirittura si era in vantaggio per 1-0, ha compromesso tutto e non ha più consentito alla squadra soveratese di potersi rimettere in carreggiata. ha Perso anche poi lo scontro diretto con lo Sporting Cadanzaro Lido e quindi a quel punto. Uh, è ormai retrocessa in seconda categoria, è un peccato dover parlare in questi termini di una cittadina che ha avuto e ha conosciuto i fasti eh, proprio anche dell'eccellenza eh, ricordiamo per esempio tra questi giocatori del Montepone un certo signor Marco Occhi che ha uh, giocato con quel soverato quando uh, era allenato dal tecnico attuale del Rocella Ciccio Calati e allora non sortisce effetti la punizione del soverato del capitano Daniele Leone. Riparte il Montepone, vediamo lo scambio tra Procopio e Pieritano. Pieritano sulla fascia, cerca di rientrare, non ci riesce. Viene fermato per conquistare il pallone, poi Procopio per voci che si trova in aria si aggiusta un po' il pallone con la mano. Marco Voci e gli va bene anche che l'arbitro non lo ammonisce perché in questi casi eh, fallo volontario si rischia il cartellino giallo, ma non è di questo avviso il signor Ricci di Catanzaro. Eh, almeno quantomeno si resta nell'ambito della partita tranquilla e serena anche da parte del direttore di gara e eh, credo che questa sia una cosa positiva. Doria non riesce a tenere il pallone, se lo allunga, lo porta in fallo uh, di fondo. La rimessa con i piedi da parte del portiere Miang. Eh, non è certo Niang e Miang con la M di Milano il giocatore straniero di colore, il portiere di colore della squadra soveratese, Paparazzo Pirritano ancora alle prese con il giocatore. Non c'è fuorigioco perché c'è il numero 3 qui sotto che teneva in gioco Salvatore Procopio. Però la palla poi alla fine arriva ancora tra le braccia uh, del portiere e Comincia a muoversi qualche cosa, Giuseppe, vediamo che eh, certamente la, la, la differenza, come dicevi tu Giudy, di, di eh, caratura tecnica si nota e eh, comincia a vederci qualche azione da parte del Montepone. Sì, quando il Montepone comunque prende l'iniziativa, eh, mette in serie difficoltà la difesa, la difesa ospite, come in questo momento, ecco però... Sì, il fuorigioco c'era ma eh, possiamo dire come negli ultimi due minuti dove tre diverse conclusioni sono state portate in avanti il Montepaone ha messo in difficoltà la difesa del suo verato Davoli. È un Montepaone che dovrebbe poter uscire fuori perché ne ha tutti i mezzi anche se la formazione è un po' rimaneggiata, non c'è eh, mellace e quindi eh, cambia il gioco del Montepaone però se eh, si comincia a ragionare è un match sicuramente alla portata. Sì Giuseppe ha ragione anche se io vedo che mi pare che Paparazzi è stato schierato più o meno nella, nella situazione nella zona che, dove di solito gioca Armando Mellace e quindi il tecnico Alessandro Pisano mantiene il suo movimento. Ecco, Doria sulla fascia di destra, mette la palla al centro, poteva proseguire la sua corsa, arrivare fino in fondo e rimetterla all'indietro. Non è stato, però, ovviamente ripetiamo ancora una volta: non vogliamo essere ripetitivi. Ma i giocatori del Montepore. Oggi eh, giocano diciamo, per istinto, giocano perché devono farlo, giocano con eh, la mentalità di, di una squadra che deve raccogliere i tre punti perché d'altra parte lo impone la classifica, però certamente la testa è, è da tutt'altra parte e, e quindi si incorre anche in eh, errori che eh, solitamente non si vedono fare a questa squadra. Lungo il lancio per il numero 10, l'esci del Soverato, esce bene eh, Stefano Leone il pallone è scambiato dalla linea difensiva del Montepone per Francesco Fiorentino che manda sulla fascia destra a proseguire per Doria che riesce a controllare per un attimo il pallone, no, poi lo tocca per ultimo dice il direttore di gara e assegna il, calcio, il fallo laterale alle mani di Tupu, il numero 3 del sovratto d'Avoli. Ancora Francesco Fiorentino, ancora Doria in avanti per Paparazzo Paparazzo lancia in avanti per Pirritano che non riesce a raggiungere il pallone la sfera conquistata dal numero 10 questo Lesci del Soverato che sta facendo vedere belle cose sta proiettando bene in attacco io ho visto Giuseppe, credo che lo abbia notato anche tu all'inizio della gara il Soverato che si è schierato tutto quanto lì all'entrata del campo, hanno fatto la fotografia con i dirigenti a me è suonato come un fatto positivo come una voglia di, di ricostruirsi, di cercare di rifarsi un pochettino in attesa proprio di giorni migliori con la speranza che l'anno prossimo si possa recuperare e rientrare in prima categoria. Beh sì, la sensazione è stata questa e se così è non possiamo che fare comunque gli auguri a questo Soverato, eh, anche perché le squadre di zona sono, sono diminuite, per cui il calcio richiede, richiede di nuovo una uh, foltita, foltita schiera di squadre per continuare a vedere la domenica. Ragazzi giocare e avere l'entusiasmo di un campionato comunque vivo negli ultimi anni possiamo anche annoverare l'ultima: Il Guardavalle: non si è iscritto in promozione. Tante squadre: il Santa Caterina, anche. E quindi è un augurio. Quello che, che se questa è l'intenzione di tutta la dirigenza, di fare cordone unico, è eh, quel ecco corner battuto da Doria per Fiorentino, in aria ma eh, i difensori ci mettono una top e riescono ad uscire dall'aria. In effetti con il eh, talento, chiamiamolo così, il Maurizio del Montepone, poco fa si faceva un ragionamento, anzi era stato lui a suggerircelo. Quattro grandi, grandi città della nostra zona, Soverato, Marina di Catazzaro, Serra San Bruno e Chiaravalle, sono negli ultimi posti di questa classifica, addirittura due sono già retrocesse, un'altra eh, dovrebbe venire dal spareggio play-out tra Chiaravalle e Serrese, quindi vorrei dire proprio per continuare il discorso che stava facendo poco fa Giuseppe che eh, quasi tutta la nostra zona... Eh, rischia di, di, di scomparire da, da un campionato da, almeno dalla prima categoria addirittura si, si arriverà ad avere eh, il Badolato che rimane, in prima, che rimane in prima categoria certamente e poi una delle due tra Chiara Valle e Serrese e sappiamo che poi ogni anno ci sono le cose che dette difficoltà all'iscrizione quindi ci sono sempre grandi rivoluzioni e movimenti nei campionati che si vanno facendo, c'è stata ancora una volta una disattenzione da parte della difesa del Monte Paone, un lancio all'indietro, addirittura è andato in fallo di fondo. Calcio d'angolo sempre per il Soverato che eh, arriva in aria. Poi liberano i giocatori del Soverato e Piritano, addirittura che va a raccogliere la palla, a portarla fuori. Poi ancora il Soverato a riconquistarla. Un po' di batti e ribatti al centrocampo, ma poi Peritano riparte ancora una volta. Dall'altra parte c'è Voci, che era partito, ma è bravo a chiudere tutto. Corapi e a disinnescare questa azione di contropiede da parte del Real Montepone. Con Idi, con Paparazzo, ancora entra il giocatore del Sovrato a riconquistare il pallone, poi c'è fallo, fallo subito da Chebba, il numero 11 del Sovrato d'Avoli, e il conseguente calcio di punizione. non sta certamente demeritando oggi la squadra soveratese è bene ricordarlo è sempre un derby quindi anche al di là delle posizioni in classifica ci sono sempre le, 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 eh, la voglia di fare bene queste due cittadine hanno rappresentato degnamente eh, il calcio nelle categorie superiori a livello di promozione di eccellenza attenzione vediamo il tiro palo c'è il palo colpito da Lesci su calcio di punizione, Stefano Leone non l'ha visto arrivare, anzi se ne è corso all'ultimo momento, è stato salvato al ventesimo esattamente del primo tempo. Uh, questo calcio di punizione a rientrare col sinistro da parte di Lesci e il pallone è andato a sbattere sul palo. Poi, per fortuna, è finito sul fondo. Non c'è stato tocco da parte del giocatore del Monte del portiere del Monte per cui non c'è stato calcio d'angolo. Ma uh, davvero possiamo dire che finora è il Monte Paone che, che sta avendo le migliori occasioni due calci d'angolo, un palo e un bel tiro dalla lunga distanza da parte sempre di Lesci che sta facendo vedere di essere un, un buon giocatore, attenzione adesso al Montepone che certamente probabilmente cercherà di risvegliarsi da questo torpore che lo ha eh, preso in questa partita è sempre difficile estranearsi come si dice però in questi casi bisogna stare attenti, bisogna cercare di fare il, quello che va fatto, cercare di segnare almeno quel gol che potrebbe portare al vantaggio per poi cercare di gestare, gestire la, la partita. Eh, certamente eh, per fare questo non è facile, non, non, non è come dirlo come sto facendo io in questo momento, bisogna poterlo fare e, e, e impegnarsi anche in questo. Resta a terra il portiere Miang del suo nello scontro con Marco Voci che era andato a cercare di anticiparlo per mettere il pallone in porta eh, si rialza il portiere di colore del, della squadra ospite e la rimessa dal fondo è assegnata al numero 3 Tupu grillone di testa attenzione ecco il lancio per Marco Voci che va a segnare il gol ha fatto un gesto sa che gli porta la, la però ha fatto un gesto per vedere e eh, dedicare questo gol a Gregorio si abbracciano tutti i giocatori del eh, Montepone, tutta la panchina e eh, il pubblico applaude con affetto speriamo che l'arbitro capisca che in questi casi e non, non è un, un gesto, diciamo, da ammunizione. Ecco, fa vedere proprio la maglia numero 10, bellissimo il gesto ancora da parte di Marco Voci per il compagno che sta soffrendo in un letto di ospedale. L'arbitro, però, purtroppo da questo punto di vista non può fare a meno. Ha già il cartellino in mano, pronto per l'ammonizione. E. È... Io sono anni che sono nel calcio, purtroppo non le condivido queste cose, so che la, la regola, la norma sbagliatissima secondo me è questa che un giocatore che in segno di sostanza si toglie la maglia, però in questo caso ha fatto bene, sapeva che avrebbe preso l'ammunizione, l'ha fatto volutamente, ecco bastava in questi casi essere un pochettino più elastici. Ma sì, sicuramente non possiamo che condividere il gesto di Marco Voci eh, che dopo il gol non ha fatto altro che dedicare la rete al suo compagno di squadra che ricordiamo lotti in un letto d'ospedale. Eh, sì, la norma, la norma esiste, però a volte le norme vanno trasgredite e l'arbitro avrebbe potuto avere un attimino di elasticità e saper interpretare diversamente questa, questa situazione. Io, come sempre, non le mando a dire, ma addirittura sarebbe l'opportunità che si andasse a rivedere questa, questa norma, questa regola, questa, questa legge, chiamiamola così. Perché è assurdo che eh, debbano essere ammoniti i giocatori perché esultano per un gol fatto, magari all'ultimo minuto, dopo una partita tirata, e alla fine, e alla fine poi cercare di. di, di evitare queste cose perché ci sono cose ben peggiori in una partita che avvengono e che dico, non, non vengono presi provvedimenti certe volte eh, per ammonizioni per, per falli violenti proteste e quant'altro si ammonisce sempre perché uno si è tolta la maglia per risultare per un gol segnato eh, qualcuno dice che è una mancanza di rispetto alla maglia per me non è mancanza di rispetto perché esultare per aver segnato un gol significa proprio invece apprezzare e amare quella maglia per cui, e quella squadra per cui si è segnato e quindi andrebbe eh, secondo me rivista questa situazione però fatto sta che bene ha fatto Marco Voici, bene il gol, bello il gol oltretutto anche per il bellissimo lancio che c'è stato dal uh, centrocampo, si è involato, si è messo nella uh, posizione ideale di poter entrare in area di rigore, indisturbato, avevano già tentato più volte di farlo. Questo lancio sappiamo che Marco Voci, che è poi oltretutto il capocannoniere di questa squadra, uh, per un centrocampista arrivare a, se non vado errato, 22 reti, mi pare in campionato magari ci faremo dire qualcosa di più. Adesso da Giuseppe. Dopo che ha preso le sue annotazioni per il giornale, è, è, è tutto dire perché, effettivamente, è un giocatore che nasce particolarmente come centrocampista attenzione c'è il tiro ancora dalla lunga distanza da parte del Sovrato Daule che eh, si perde di poco alla sinistra eh, della porta difesa da eh, Stefano Leone quindi 22 del primo tempo 1-0 per il Montepone adesso ovviamente siamo arrivati anche al 26 perché sono passati già 4 minuti e quindi Marco Voci porta in vantaggio il Montepone sì, una partita che comunque si è aperta a questo gol. Questo gol potrebbe alzare da un punto di vista psicologico l'asticella delle ambizioni del, del Monte Paone, che eh, potrebbe trovare. Eh, potrebbe anche cercare di legittimare questo vantaggio, eh, ed, infatti, ed infatti, in questo momento la pressione sulla eh, retroguardia avversaria, si avverte notevolmente anche dagli spalti, perché c'è un maggior pressing sul portatore di palla. Vediamo, eh, ecco eh, in questo momento. In questo momento il soverato entra sulla tre quarti. Sì, con oh, Pitto, Pitto tira dalla lunga distanza, e pareggia il pareggio del sovranato davoli che ricordiamolo oltretutto era stato quello che aveva fatto le migliori azioni fino ad adesso e quindi al 27 sono durato appena 5 minuti il vantaggio del Montepone, del Real Montepone e al 27esimo con una bella azione personale il numero 9 Pitto è andato a pareggiare. Quindi 1 a 1 al Comunale di Montepone, per la satezza Montepone-Lido, tra Real Montepone e Soverato Davoli. È una partita alla fin fine piacevole, stiamo assistendo a diverse situazioni da una parte e dall'altra, lo stanno facendo di più e lo ricordiamo ancora una volta. E meglio i giocatori del Soverato, ecco il numero 8 Migliarese che cerca di, di, di distribuire palloni a centrocampo, poi Pierritano viene anticipato ancora una volta e La palla finisce in eh, farlo andare. Giovanissimi ovviamente questi ragazzini del, del Soverato, una squadra che eh, sta cercando, eh, come vi dicevo poco fa, di ricostruirsi e di chiudere in bellezza e in serenità questo campionato che ormai la vede retrocessa ma che può gettare le basi per una eh, ripartenza eh, possibilmente positiva eh, già dal prossimo anno, magari cercando di riorganizzarsi anche a livello societario oltre che strutturale di squadra e, e quindi eh, riportare quantomeno eh, la cittadina sovratese in eh, condizioni calcistiche eh, migliori rispetto a quelle in cui è caduta negli ultimi anni. Pisani per Marco Voci ancora una volta sempre in mezzo alle linee tra eh, i giocatori della difesa avversaria. Giuseppe, parlavo di, di, di Marco Voci, questo centrocampista uh, atipico diciamo, che si toglie ogni domenica l'ospizio del gol, tant'è vero che è il capocannoniere non solo del Monte Paone ma addirittura del campionato. Sì, è un centrocampista con un'enorme dotazione offensiva perché ha il fiuto del gol e quasi ogni domenica ci allieta con dei bellissimi gol che sorprendono sempre la retroguardia avversaria. È un calciatore in erba che mister Pisano ha saputo plagiare per bene all'interno dello scacchiere giallo-verde e anche come oggi dove il Montepone non sta girando come dovrebbe è riuscito ad insaccare nuovamente in rete. Calcio d'angolo ancora per il Soverato. Sempre l'esci dalla bandierina con il suo sinistro a centro aria. Ancora il rinvio, ancora una, la palla sul fondo. Ancora calcio d'angolo. Quindi, un Soverato che si mantiene nelle zone avanzate eh, del proprio scacchiere. Eh, l'esci adesso attraversa tutto il campo, va dall'altra parte, va a prendersi questo pallone per ribattere. Un ennesimo calcio d'angolo è il quarto per la squadra ospite Due per il Montepaone. E vediamo adesso lo scambio corto tra i giocatori del Soverato in Maglia biancorossa esce questa volta Leone e Stefano E non consente agli avversari di poter battere a rete indisturbati Fiorentino, Grillone Tiro ancora dalla lunga distanza. La palla, questa volta si perde eh, sul fondo. Il tiro era eh, di Kebba pronto per il eh, rinvio. Leone paparazzo ancora per leone che deve giocare di piedi ovviamente. Adesso va da, da Grillone Grillone in avanti. Per paparazzo se non vado errato. Adesso c'è Salvatore Procopio in avanti, si aprono i giocatori del Montepone. Spinge Marco Voci. A proposito di Marco Voci, io lo ricordo, stavo dicendo, avevo accennato a quando era nel sovrato alla con alla guida Ciccio Galati, era partito addirittura da, da Terzino, poi ha fatto il centrale, poi è passato un po' in fase più avanzata anche a Staletti, eh, Alessandro Pisano lo aveva messo nella, in questa eh, situazione di campo, come lo sa... Eh, facendo giocare qui a Montepone quindi, e anche a Saletti, eh, Marco Voci è stato autore di, di parecchi gol per quanto riguarda la propria squadra di casa. C'era posizione irregolare di Procopio perché Pirritano probabilmente ha ritardato molto la, il passaggio verso il proprio compagno, ha portato la palla in attacco, poi alla fine, fine il numero 9 è finito al di là dei difensori. Eh, poteva servirlo un po' prima, probabilmente per Ritano, anche se è stato certamente disturbato dagli avversari e quindi non, eh, non era facile poter eh, portare il pallone in avanti. Vedete, proprio là il classico gioco del eh, Montepone con le vere punte effettive tipo Procopio e un po' anche eh, Doria diciamo, Peritano stesso si aprono e consentono le incursioni di, di Marco Voci che eh, va a prendersi palloni giocabili davvero eh, in maniera eccellente e eccezionale ancora una volta Peritano Peritano parte da dietro dove dovrebbe essere proprio più avanzato in questo caso proprio Marco Voci anche Procopio è più arretrato rispetto a lui con Ivi in, in avanti sulla fascia di sinistra per Scarfone, lancio in avanti del numero 3 del Montepone, però ribatte eh, Corapi del Soverato e parte Chebba, è uno contro uno in questo momento. Vediamo, cerca, sì, cerca il tiro dalla lunga distanza, non poteva probabilmente fare di più perché aveva già altri due giocatori del Montepone che gli stavano rinvenendo e quindi difficilmente poteva superarli. Ha preferito tirare, però c'è fuorigioco, è giusto, è giusto, Marco Voci era proprio a cercarsi la posizione per tentare di eludere il fuorigioco, l'arbitro se ne è accorto e lo ha fermato. Mentre si involava dalle parti di Miang, siamo giunti al 34 del primo tempo 1-1 qui a Monte tra il Real Monte e il Soverato Davoli. Una partita piacevole alla fin fine con eh, batti e ribatti da una parte e dall'altra. Hanno avuto eh, più occasioni probabilmente i giocatori del Soverato che si sono proiettati in avanti più. Uh, con più convinzione di rispetto al Montebona, adesso uh, secondo fallo subito dal numero 10 Lesci, questa volta da parte di Procopio, e l'arbitro non può fare altro che assegnare il calcio di punizione a favore dei giocatori in maglia biancorossa. Alla battuta, il solito mancino, con il mancino il numero 10 Lesci. Lancio in aria, attenzione che la palla stava per arrivare al numero 3, Tupu, che si stava proiettando davanti al Leone, poi la palla batte per terra e finisce eh, sul fondo, oh, ma ancora una volta vedete queste sono azioni pericolose che eh, mettono in ambascia la squadra, la squadra di casa, la difesa del Montepone. Conidi e Leone scambiano ripetutamente, poi Francesco Fiorentino viene fermato. Con le mani Fiorentino per Paparazzo. Paparazzo lancia tutto dall'altra parte dove si inserisce Scarfone. Bello il lancio di Paparazzo. Mette al centro, sbagliando, questa volta però, però riconquista il pallone. Paparazzo poi sono in due, il sul pallone, Papirritano dalla lunga distanza, batte verso la porta di Miang, la palla non scende al momento giusto, però, anche qui una bella azione, questa volta del Soverato, particolarmente, il bellissimo lancio di Paparazzo, per Scarfone, ancora una volta Paparazzo cerca di anticipare, lo fa Scarfone, poi è Torchetto, per il Soverato, ancora Scarfone di testa, sempre il numero 3 sul pallone, però poi, Riparte il eh, Soverato Davoli. Doria non ha capito le intenzioni del proprio compagno che lo, lo invitava a spostarsi in avanti. Con Idi. E poi c'è il fallo sempre dello stesso Con Idi sullo giocatore avversario. È un po' il tutto fare questo numero 10 del sovrarato Lesci che va a battere i calci d'angolo, va a battere le punizioni, apre bene per i propri compagni, quindi un punto di partenza. Positivo questo per la squadra sovratese. Eccolo qua il lancio, attenzione per miang viene anticipato il numero 11 da Stefano Leone che mm, rimane anche a terra. Si rialza il portierino del Monte Paone. Servito ancora da Grillone, poi Conidi, Conidi in avanti, questa volta intercettato il suo passaggio da Migliaresi, Migliaresi in avanti, Lesci, ancora il numero 8 del sovranato, che però si porta. No, uh, la, la rimessa è assegnata a lui. Tupu. In aria anticipa Leone il numero 9 Pitto, riparte ancora un'ennesima scroppata di scarfone sulla fascia di sinistra, sta facendo bene quella fascia il numero 3 del Montepone, Paparazzo si prepara per un lancio lungo, poi lo fa invece Pisani, stavolta non c'è da quella parte né Pirritano né scarfone per cui la palla finisce in eh, fallo laterale. C'è un fallo da parte di un giocatore del Real Montepone sportivamente Procopio, mette la palla in fallo laterale perché è rimasto a terra, un giocatore in maglia bianco biancorosa, se non andiamo errati, è proprio il numero 9, l'autore del gol del pareggio, pitto del soverato che si rialza. La rimessa dovrà essere per il Sovrato che restituirà il pallone certamente eh, a quelli del eh, Montepone. Grillone per Paparazzo, lancio lungo in avanti per Voci. Voci fa battere il pallone a terra, cerca di districarsi, vediamo se no. L'arbitro non assegna il calcio d'angolo, dà soltanto la rimessa dall'affondo per il portiere eh, Miang. stiamo per mm, arrivare alla mm, conclusione di questo primo tempo, gli ultimi 5 minuti di gioco tra Real Montepone e Soverato Davoli. Il risultato è 1-1, le reti al 22 ⁇ da parte di Voci per il Montepone, al 27 ⁇ del numero 9. Eh, eh, Pitto per il eh, Sovrato D'Avoli, quindi un pareggio che eh, in questo momento allontanerebbe ulteriormente. Anche se ripeto per quello che ho detto io, prima è pensabile che Rombiolese e San Gregorio non perdano più partite da qui alla fine. Quindi, eh, pareggio vittoria per il eh, Monte Paone non, non influisce molto sulla posizione in classifica perché terzo è e terzo rimarrebbe in ogni caso e quindi dovrebbe eventualmente poi eh, giocarcela nella mh, finale di, di, di playoff eh, con la soccombente presumibilmente del spareggio. Se così dovesse essere così dovesse finire, o quantomeno, con la seconda. Che eh, esce dal duello tra Rombioles appunto e San Gregorio. Come diceva, lancia ancora una volta di paparazzo in avanti, poi è il numero 6 Alessandro Procopio che cerca di lanciare in avanti. Non c'è fuori gioco, Dice il direttore di gara, e eh, tira male. Questa volta. Lesci, uh, il suo sinistro, questa volta non è preciso come lo era stato precedentemente per il calcio di punizione che era andato sul palo, questa volta va a sbattere contro il portiere, è stato bravo anche Stefano Leone a fare quei due passi in avanti, a chiudere lo specchio della porta e a consentire proprio al portierino del Montepone di ribattere questa conclusione pericolosa e da distanza ravvicinata a tu per tu proprio con il giocatore del Soverato Lesci. Il calcio è scienza strana, come si dice in questi casi. Purtroppo se non si sta in una partita con la testa, poi è sempre difficile eh, rientrare. Certamente oggi noi non è che possiamo dire che il sovrano il ha preso sotto gamba la partita con l'ultima della classe. Sono le vicende di cui vi abbiamo parlato fino adesso, che purtroppo la stanno rendendo in questa situazione. Quindi un 1-1 inaspettato. Eh, che certamente eh, in, in condizioni normali Giuseppe probabilmente senza nulla togliere la Cioerato che non me ne vogliono ovviamente gli amici di Cioerato non sarebbe stato di questa portata. Sì, sì, senza nulla togliere, certo Soverato che comunque sta disputando una, una gara propositiva con un pizzico anche di cinismo, ma sicuramente in una situazione diversa oggi questo Montepaone avrebbe potuto già avere un risultato molto rotondo. Eh, ricordiamo che comunque eh, l'assenza di Vatrella per il motivo che tutti ormai sappiamo ha condizionato tutto l'ambiente. Eh, la, la squadra si reca spesso in ospedale. E ho avuto modo di sottolineare in un recente articolo come... Il calcio, che è uno sport di lealtà, ha visto questa lealtà da parte di diverse società sportive dilettantistiche che si sono già recati in ospedale per manifestare la solidarietà in favore di questo giovane calciatore di Staretti che gioca a Montepaone e che come persona incontra il rispetto da parte di tutti, è ben stimato in tutto l'ambiente, tant'è che a detta anche di tutto l'ambiente sportivo molte persone eh, sono sono in apprensione per le sorti del giovane sì eh, effettivamente è così comunque giustamente come dici tu Giuseppe eh, al di là dell'assenza in campo di Gregorio Vatrella nonché di, di Armando Mellace e l'assenza anzi la presenza purtroppo ingombrante nel senso del pensiero nei cuori e nella testa dei giocatori di tutte eh, del, del Monte Paone, del, ma anche come dicevi, tu delle altre squadre che sono state vicinissime al a Monte Paone in questa vicenda. È finito il primo tempo 1 a 1 quindi, qui alla comunale di Monte Paone, tra il Real Monte Paone e il Soverato D'Avoli. Un buon primo tempo, ha giocato bene questo Soverato D'Avoli, purtroppo ha giocato a sprazzi il Real Monte Paone perché Ovviamente non è concentratissimo sulla partita, ma eh, eh, certamente cercherà poi nel secondo tempo di eh, raccogliere questi eh, tre punti importanti per proseguire. Nella, intanto nella speranza di poter arrivare. Al primo posto, e poi anche per eh, posizionarsi bene per eh, appunto la eh, classifica in, eh, per la disputa dei playoff. Play È tutto quindi per questo primo tempo. A, sentir, a risentirci per la seconda parte di gara. le squadre sono schierate al centrocampo l'arbitro il direttore di gara è andato a verificare le porte c'è marco voci che sta andando a raccogliere qualche cosa non so eh, che cosa deve rientrare in campo vediamo se c'è qualche sostituzione no pare di no eh, mi pare che ancora le squadre sono con lo stesso schieramento del primo tempo l'arbitro dà il via alla partenza del secondo tempo ricordiamo il risultato 1 a 1 alla fine dei primi 45 minuti diamo lettura di nuovo delle formazioni che sono scese in campo il Montepone schiera Stefano Leone in porta, Francesco Fiorentino Scarfone, Paparazzo, con Idi, Grillone, Doria, Voci Marco Procopio, Pirritano e Pisani il Soverato schiera Miang attenzione a voce c'è... Cioè, Procopio, Procopio da terra cerca di prendere il pallone, disturba il portiere, l'arbitro gli fischia il fallo. Stavo dicendo, sovrano a schiera, Miang, Torchetto, Tupu, Tirinato, Corepi, Procopio, Alessandro, Leone, Daniele, Migliarese, Pitto, Lesci, Chebba. Primo minuto del secondo tempo, il Montepone aveva già avuto un'occasione con Procopio che da terra non è riuscito a ribattere in porta. Adesso è Scarfone con il numero 3, alla battuta con le mani. Poi Paparazzo non colpisce bene il pallone, voci all'indietro. Conidi per Pirritano c'è un po' di confusione. Centrocampo, la palla ancora tra i piedi di Conidi che apre per Francesco Fiorentino. La palla è lunga e finisce in falo laterale quindi dicevo nessuna sostituzione per le due squadre, eh, ho visto Alessandro Pisano parlare con i propri giocatori sia alla fine del primo tempo che nell'entrata dagli spogliatoi per questo secondo tempo, eh, credo che abbia eh, detto sicuramente qualcosa ai propri giocatori per stimolarli a raccogliere eh, questo, questa vittoria eh, ad onore del vero. Dobbiamo dire che dalle notizie che arrivano che già Rombiolese e San Gregorio stanno vincendo, quindi come eh, dicevo io nel corso del primo tempo queste due squadre si avviano quasi certamente a disputare lo spareggio per la promozione diretta. Il Montepone che è avanti di 5 punti rispetto al Taverna, forse anche con un pareggio, eh, anche in virtù degli scontri diretti eh, favorevoli con il Taverna. Eh, potrebbe anche se hanno vinto eh, entrambe la partita casalinga bisognerà poi a vedere a quel punto la differenza reti certamente in queste categorie non vale il gol segnato in trasferta e, e quindi eh, con una differenza reti migliore il montepone può tranquillamente mantenere il terzo posto e quindi eventualmente eh, giocarsi il playoff in casa contro il taverna eh, playoff che eh, se dovesse esserci lo spareggio dovrebbe giocarsi già il eh, 14 di, di maggio cioè nella eh, seconda domenica di maggio perché la prima sarà dedicata certamente al eh, spareggio tra le due prime in classifica eh, attenzione all'esce ancora una volta con il suo sinistro cerca di aprire in avanti per il numero 7 Leone Daniele, il capitano che non riesce a mettere al centro, non riesce ad a prendere l'altro numero 7 l'omologo Doria del Monteponi. Il pallone la palla si perde sul fallo laterale. Sembra ricalcare invece le orme del primo tempo l'andamento della gara anche in questo secondo tempo. Vediamo se Procopio lancia in avanti. Francesco Fiorentino. Fiorentino sono 3-4 contro 3. Adesso in avanti, vediamo Fiorentino. Il colpo di testa non sbagliato da Procopio. Poi Voci mette la palla a terra, cerca di districarsi in aria. Viene anticipato però è Scarfone che porta il pallone ancora in aria. E poi esce Mianga, anticipa Pieritano e Procopio e ribatte per l'esci. Adesso capovolgimento di fronte, però non c'è la velocità stavolta dei giocatori del Soverato nel portarsi. In superiorità numerica dalla parte della difesa del Montepone, quindi si giostra a centrocampo. Ancora lesci e ancora Leone, un pallone conquistato dalla difesa del Montepone. Paparazzo in avanti, anzi orizzontalmente, per Francesco Fiorentino che dà ancora indietro a Conidi, Conidi per Paparazzo, scambiano i due. Ancora per Francesco Fiorentino c'è più ordine adesso nel gioco del Montepone. Eh, sono subito stato smentito perché sbaglia Fiorentino il passaggio e riparte il sovrano. Ma Procopio va a riconquistare il pallone. Un mm, tiro senza, nulla senza grandi pretese dalla eh, distanza. Sembra che Giuseppe, sembra che il Montepone, anche sentendo la voce di, di Alessandro Pisano, cerchi di stimolarsi, cerchi di eh, acc accelerare i tempi per eh, riparzarsi in vantaggio. Sì, la sensazione che si è avuta proprio all'inizio è stata quella di un Montepone che cerca di mettere in campo il piglio giusto. Due le occasioni in apertura, eh, sfortunate, eh, dobbiamo dirlo perché. Eh, la prima e poi un ultimo minuto fa la seconda eh, si, poteva, si poteva cercare di, di, di concretizzare. Adesso c'è un cambio, entra il numero 16 per le, le fila del Monte Paone. Sì, entra Domenico Voggi ed esce, se non vado errato, il numero 3, Scarfone, credo. Ah, è il numero 11 Pisani, ecco, eh, no, tre, il 3 è ancora in campo, quindi al, qui, al sesto del secondo tempo esce il numero 11 Pisani ed entra il numero 16 Domenico Voci. Attenzione, Marco Voci e tira il gol, ancora una volta, è il bomber del Montepaone a raddoppiare e a riportare in vantaggio il il Montepone come dicevo prima adesso sono 24 i gol erano 22 prima di questa partita ne ha fatto un'altra doppietta oggi quindi 24 i gol del Montepone il lancio dalla destra da parte di Fiorentino il tiro iniziale da parte del giocatore del Montepone poi Voci prende il pallone a centro dell'aria e la insacca alle spalle del portiere Miang al sesto del secondo tempo ancora Marco Voci a riportare in vantaggio il Montepaone per il 2-1 Ecco adesso il Soverato che cerca di, di riportarsi in attacco, Doria, Voci Domenico, ancora Doria sulla fascia di destra, la palla viene fermata in eh, fallo laterale. Sì, lo stavamo dicendo con Giuseppe Ranieri, effettivamente il Montepone era partito con un'altra volontà nel secondo tempo già erano state eh, due le azioni che avevano portato un uomo davanti a Miang adesso è ancora il, il, Davoli, il Montepone un po di confusione tra sovranato Davoli e Montepone e, e quindi il Real Montepone con Francesco Fiorentino alla rimessa con le mani verso Procopio, Procopio ancora, Francesco Fiorentino che mette al centro, Piritano mette giù, cerca la sforbiciata di, di, di eleganza, di classe, poi eh, Grillone di testa, la palla in aria però viene conquistata ancora una volta dal portiere Miang. Verso Migliarese, Migliarese non controlla il pallone, Voggi, Marco Voggi. Piritano, Domenico Voci, tiro dalla lunga distanza, si apre eh, la palla e finisce sul fondo. Sentivamo chiaramente Alessandro Pisano che incitava i suoi ad essere più aggressivi, ad essere più concentrati, a portarsi in avanti proprio per cercare di eh, sbloccare subito il risultato, perché sapete eh, sono situazioni particolari queste quando si porta la, la gara. A lungo andare verso il risultato di parità, poi si rischia di eh, non riuscire a segnare. Ha fatto eh, bene il Montepone a partire subito in attacco a cercare subito il gol del vantaggio, ci è riuscito, e adesso eh, deve cercare di eh, non risubire. Il pareggio, come è successo nel primo tempo, dopo appena 5 minuti. Ancora Marco Voce sulla fascia di destra, trattenuto, e non c'è fallo, dice l'arbitro. però è Domenico Voce perché poi rientra con il pallone. C'era stato un fallo su Marco Voce, l'arbitro non lo aveva segnalato per la norma del vantaggio che aveva consentito a Domenico Voce di impossessarsi del pallone e poi alla fine Grillone commette fallo ai danni di un giocatore ospite. Ma eh, perdono ancora una volta i palloni biancorossi con il numero 7 del capitano Daniele Leone. Scarfone alla rimessa con le mani verso Procopio. Procopio controlla il pallone. Paparazzo verso Doria. E c'era in posizione irregolare. Esatto. Giusta la decisione del direttore di gara perché Marco Voci era più in là di tutti gli altri giocatori, poi non è riuscito ad inserirsi più ha toccato Voci e a quel punto scatta la uh, punizione a favore del soverato Davoli per la posizione irregolare del uh, bomber del Montepone. Mi il rilancio lungo, adesso è controvento, dovrebbe essere il soverato, dicevamo in inizio di, di telecronaca che c'è una bella giornata di sole però c'è un forte vento che disturba le traiettorie del pallone Fiorentino colpo di Procopio in mezzo mezza rovesciata e la parata di Miang adesso è tutta un'altra partita a quanto pare Sovrato non riesce più ad uscire dalla, dalla propria difesa, ecco proprio Alessandro lo sentiamo chiaramente, Alessandro eh, Pisano che incita i suoi ad un pressing in partenza proprio per evitare che eh, la squadra sovratese si possa presentare eh, nelle condizioni di poter costruire un'azione importante verso la porza di Stefano Leone. Eccolo il portiere del Montevone che scambia con Paparazzo adesso apre per Grillone, Grillone non riesce a servire un proprio compagno, e... insoverato con Lesci, Lesci apre dall'altra parte, e si riporta in avanti Tupu, poi è il numero 6 Alessandro Procopio, ma conquista il pallone il Montepone dapprima con Paparazzo, poi con voce Domenico. Adesso Scarfone sulla faccia di sinistra ancora una volta a fare la, il movimento. Paparazzo cerca il pallone, chiede il pallone, non riesce a girarsi in tempo. Serve Domenico Voci, ma con Idi non controlla bene il pallone. Ancora fallo laterale, questa volta eh, per il eh, Montepone perché non riesce il giocatore del eh, Soperato Davoli di, a co controllare il pallone. Domenico Voci ha cambiato un po' il volto del, della propria squadra l'ingresso di Domenico Voci Giuseppe. Sì, eh, l'entrata di Voci ha determinato un cambio, un cambio di programma per quanto riguarda tutta la fase d'attacco perché riesce a pungere dal limite dell'aria è comunque sempre visibile nei momenti, nei momenti clou offensivi eh, si sta comportando bene ed è un monte paone che già come poc'anzi dicevamo ad, ad inizio secondo, secondo tempo è sceso in campo con un altro piglio anche se eh, comunque mantiene sempre qualche sbavatura di troppo però il vantaggio è meritato ed è comunque una partita da non sottovalutare perché il 2-1 in questo momento eh, è un, comunque un risultato, un risultato rischioso visto l'atteggiamento eh, da parte dell'11 Giallo-Verde che eh, risente, risente la mancanza del compagno. E per me, che sono un patito degli schemi, a me sembra che Alessandro abbia, Pisano abbia cambiato la disposizione in campo. Mi pare sia passato a un 4-2-3-1 con Paparazzo e Domenico Voci davanti alla linea 4 dei difensori, e poi i tre: Procopio, Voci e dall'altra parte Doria a supportare. Eh, Piritano oppure si scambiano tra Pirritano e Procopio quindi il terzo di centrocampo a volte è Procopio a volte è Pirritano, una specie di doppio centravanti. Eh, con la speranza che eh, con gli inserimenti poi di Marco Voci che eh, adesso si è un po' decentrato sulla fascia di sinistra eh, possa portare a qualcosa di buono ancora Voci a conquistare il pallone all'indietro verso Conidi Conidi ad impostare verso Grillone, Grillone a Scarfone il passaggio in avanti per Ritano che viene a raccogliere il pallone poi lo dà all'indietro, ecco Domenico Voci che sta facendo proprio davvero il gioco eh, a due con, con eh, Paparazzo a centrocampo e c'è l'opportunità adesso di avere eh, una certa superiorità almeno dalla fascia in su diciamo del centrocampo del Montepone. Scarfone si porta in aria, poi cade. Il pallone viene conquistato dal sovrato Procopio pensa subito al tiro, lo effettua e questa è la fame di gol del centroavanti che certamente nel momento in cui ha l'opportunità di battere verso la porta avversaria lo fa senza stare a pensarci due volte, senza magari verificare se c'è un proprio compagno nelle condizioni migliori di battere a rete. Però ripeto, adesso è il Montepone che ha alzato assolutamente il baricentro della propria squadra, siamo tutti sulla linea. Di centrocampo, i giocatori del Cerverato. Attenzione alla velocità di Chebba, che torna all'indietro per l'esci, e l'esci per Leone. Ancora Chebba, anticipato però stavolta con la gamba alzata da parte di Conidi. Leone per il numero 6 Procopio, anticipato e poi l'arbitro ci si mette in mezzo e consente al Montepone di ripartire attenzione che c'è Pirritano che costringe Mianga addirittura ad intervenire di piedi fuori dalla propria area perché un rimpallo aveva messo nelle condizioni Pirritano di presentarsi dalle parti del portiere avversario e c'è un fallo probabilmente questo. questo doveva essere certamente sanzionato perché il piede di Procopio è stato certamente toccato dai difensori del Montepone. L'arbitro lascia proseguire. Vediamo cosa succede. Paparazzo rallenta l'azione la, del Soverato. Con Procopio che si porta in avanti, lancia sulla destra l'esci. L'esci anticipato da Scarfone. Pirritano di petto verso eh, Conidi. Ancora Pirritano. Era Grillone, chiedo scusa, non Conidi. Ancora Grillone di testa, Scarfone liscia una prima volta l'intervento, poi va a servire ancora eh, Piritano. Piritano mette giù, guarda la disposizione in campo dei compagni, serve sulla sinistra Voci che se ne va, e da solo questa volta Voci cerca di servire Procopio che si porta al centro, esce sulla linea di passaggio del numero 8 del Monteponi. il portiere Miang è bravo a leggere. La, la copertura, eh, però non, stanno, non sono attenti i giocatori del Soverato D'Avoli, eh, dimostrano probabilmente anche un po' di stanchezza dopo quel bel primo tempo, sia Lesci che Leone ci mettiamo un po' la voglia in più del Montepone, la, eh, certamente difficoltà da parte del Soverato che eh, pur essendo fatto di, 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 di giovani, Probabilmente come allenamenti ne fanno poche durante la settimana e quindi eh, c'era un fallo di mano questa volta da parte di Scarfone. Non lo vede l'arbitro. Sta arbitrando un pochettino alla leggera anche l'arbitro, probabilmente eh, non è con la testa nel campo. Giuseppe. Sì, sì, prima ricordiamoci c'era secondo noi da qui eh, un rigore su Procopio, adesso. Uh, un fallo di mano, adesso c'è un cambio, entra tra le file del soverato uh, al diciannovesimo del secondo tempo, il numero 15 Abdelatif. E vediamo, vediamo chi esce. E il numero, se si gira, uh, il numero 4. Il numero 4, il numero 4. Il tirinato, eh, si vedeva proprio dal viso un ragazzino, anche molti dei giocatori del Sovrato sono dei ragazzini che dal punto di vista della prospettiva possono dare tanto al Sovrato ripeto, l'augurio è che si possa davvero ripristinare un po' di società un po' di, di, di voglia, di volontà di poter ripescare, riportare eh, il calcio ha soverato in maniera decente, perché purtroppo sono due anni che stiamo assistendo a queste situazioni di, di bassi fondi della classifica, E soverato certamente, è una città, una piazza che meriterebbe di più, anche se è onesto riconoscerlo che, eh, dal punto di vista di collaborazione a Soverato, per la squadra di calcio, ce n'è ben poca, ma non solo per la squadra di calcio, anche per le altre attività sportive. Una volta veniva chiamata la, la città dello sport, Soverato, forse perché c'erano degli impianti abbastanza belli, però, dal punto di vista di collaborazione, di, di sponsorizzazione, Soverato ha sempre patito qualcosa perché più qualcuno che veniva da fuori che ha dato una mano ogni tanto, ma non più di tanto perché effettivamente poi ci si è trovati in queste condizioni, addirittura con la squadra di calcio che retrocede in seconda categoria dopo aver conosciuto l'eccellenza. Fa ancora ben sperare la, la volley del presidente Matozzo che è nelle semifinali del del campionato di A2 di volley, c'è anche eh, sta rientrando il basket, anche se ricordiamolo dalla serie D, ma c'è anche il calcio a 5, si è avvicendata la situazione del calcio 5 di, di, di Soverato adesso con la futura energia che è riuscita a tirarsi fuori dalle basse della classifica a salvarsi tranquillamente non deve disputare nemmeno i play out, quindi eh, c'è una prospettiva ancora per questa squadra di C1 però sapete eh, purtroppo si vive in maniera estemporanea non c'è un progetto continuativo per cui si rischia davvero che un anno si fa una cosa l'altro anno poi si rischia di non doverla più fare comunque Speriamo che non debba essere così. Il nostro è un appello a, alle forze che possono aiutare lo sport assoverato, anche perché poi continuando così anche gli impianti, e lo vediamo dal Baldassarra a Sinopoli, purtroppo vanno a perdersi e si rischia davvero di, di non poter vedere nemmeno una squadra di calcio. È Fiorentino che controlla che il pallone finisca in fallo laterale la rimessa con le mani ed è Domenico Voci che da dietro verso il portiere siamo a metà del secondo tempo tre quarti di gara che sono andati il Montepone si è riportato in vantaggio ad inizio del secondo tempo sempre con il bomber Marco Voci e adesso sta cercando di controllare, per un attimo aveva tentato anche il 3-1 per mettere al sicuro il risultato, uh, adesso giocano vedete, in maniera abbastanza più serena, più tranquilla, Piritano supera il diretto compagno, poi verso Doria, Doria al centro, ancora voci, vediamo se voci dà lì dietro per Procopio, Procopio deve uscire dall'aria, cerca di servire in avanti, poi porta il pallone fuori, ma commette anche fallo ai danni di Daniele Leone il numero 7 del sovrato Tavoli, il capitano non ha avuto la, la prontezza di dare di tacco all'inserimento di Scarfone sulla fascia di sinistra Procopio ha cercato di superare l'uomo ma non, è, non ci è riuscito per cui adesso c'è anche Doria a terra per il Montepone avrà subito un contrasto l'arbitro chiede l'intervento dei sanitari abbiamo sempre notato qui un'ottima organizzazione da questo punto di vista con l'autoambulanza che si trova ai borghi del campo il personale medico al di là diciamo del, di quello che è il, quello della della, propria, della società sono proprio Uh, pronti ad intervenire, uh, servono, so, sono sempre presenti sul campo e quindi uh, è un fatto positivo questo per la, uh, le partite che si giocano qui a Montepone, sia per la squadra del Montepone ma chiaramente anche per uh, le altre squadre che uh, a questo punto hanno l'opportunità di ricevere immediatamente il uh, contributo del personale medico per eventuali infortuni. esce temporaneamente Doria, vediamo se poi sarà anche sostituito, no credo che ce la fa da segno, ah no forse vuole essere sostituito, vediamo, per il momento resta ai bordi del campo, vediamo se chiede di rientrare, c'è fallo di Lesci, rientra, rientra tranquillamente Doria, era un colpo al fianco probabilmente che per un momento lo ha lasciato a terra. Adesso riprende la propria posizione in campo, si accontenta lo stesso Doria del fallo laterale. Il vento prolunga la traiettoria del, del pallone. Eh, stavolta, ricordiamo, nel secondo tempo, è il Montepone che gioca a favore del vento. Procopio sulla fascia di destra. Poi c'è la palla che finisce su in fondo per il calcio d'angolo. Dalla bandierina va Domenico Voci, 26 i minuti nel secondo tempo. Domenico Voci, Paparazzo. C'è l'inserimento di Fiorentino. Fiorentino mette la palla al centro, Procopio non la raggiunge di testa. Parte Chebba, veloce il numero 11 del però fermato da Pirritano. Uh, che poi sbaglia il lancio uh, verso il proprio compagno che si era portato in avanti. Era Conidi, per Ritano va ad inseguire ancora una volta Kebba e poi il rientro di Domenico Voggi. Adesso è il numero 7. Leone Daniele che dà la palla verso Lesci, Lesci tutto a sinistra, deve rientrare sul mancino, è un po' un giocatore che tenta di fare i movimenti alla Suso. Il giocatore del Milan. Pirritano ha avuto problemi di crampi. Aiutato generosamente da Leone, l'avversario numero 7, il capitano del Soverato si appresta un'altra sostituzione per il Montepone, ventottesimo in corso. Del secondo tempo entra il numero 17. Che Ienco ed esce proprio il numero 18 Pirritano. 18 ricordiamolo che ha preso, non ha preso alla maglia numero 10 di. Gregorio Vatrella che è stata tenuta in panchina e che eh, come avete visto nel primo tempo è stata mostrata a, a tutti dalla eh, Marco Voci nell'occasione del eh, primo gol, del gol del vantaggio del Montepone al ventiduesimo del primo tempo. Vediamo stesso movimento da parte di di Pisano, vediamo se Pirritano che è uscito giostrava diciamo come uno dei tre al ridosso della punta. Attenzione, c'è il Doria che cercava di servire ancora una volta Marco Voci, certo che attenzione, ancora voci. Voci col sinistra stavolta sbaglia. Giuseppe, certo che eh, trovarsi con questi giocatori che riescono a mettergli tutti questi palloni. In campo è bravo lui, ma è facile raggiungere 24 gol. Beh, sicuramente è un traguardo, è un traguardo ambito da parte di tanti calciatori. Riuscire a fare così tanti gol nell'arco di un campionato. Eh, si è comportato bene durante tutto l'arco della stagione il numero di gol la, la, la dice lunga eh, questa è stata un'occasione che Marco avrebbe potuto realizzare poteva fare la tripletta eh, però non è andata non ha avuto una felice conclusione non è stata una delle sue solite eh, conclusioni adesso dovrebbe uscire Chebba dovrebbe uscire Kebba e eh, l'entrata è da parte del numero 14 Abdella Tif. Prima era entrato Zazaz, il numero 13. Anche perché il 15 non c'è, quindi era entrato il 13. Ricordiamolo, sono solo tre i giocatori in panchina. Prima è entrato il numero 13, Ad Zazaz 3Z. E adesso è entrato il numero Abdella Tif, il numero 14. Il numero 11 è uscito, che va. Ventinovesimo del secondo tempo, quindi seconda sostituzione anche per il... En... Sì, c'era la posizione irregolare. L'arbitro, anche questa è una cosa che io non concepisco, bisogna fargli fare 30-40 metri un giocatore per andare verso la palla. Quando arriva alla palla l'arbitro gli fischia il calcio di, pun di, di, di punizione in fuorigioco. Se in fuorigioco è anche prima nel momento in cui parte. Quindi anche qui... Io sono critico, sarò eh, particolare io, però <ride> che volete, ormai è l'età che avanza Giuseppe, io la penso così per queste cose. Ma no, 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 non diciamo così, non diciamo così, no, non è l'età che avanza, è un attimo di default, chiamiamolo così. <ride> che, io non accetto, che Io non accetto il fatto che un giocatore si facciano fare 40 metri per andare verso la palla, perché è partito in fuorigioco quando arriva alla palla poi gli fischi il fuorigioco fischi prima. Eh beh, sicuramente non gli fare correre 40 metri è normale, no? anche perché era bello in corsa, avrebbe potuto risparmiare un tocco di energia in più da mettere nella partita. Però purtroppo l'arbitro, non si può sindacare e ha fischiato in ritardo, come molto spesso accade comunque nel campionato di prima categoria. Oro, eh? sì, 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 sì. Sì, è una norma che dicono loro che va fischiato il fuorigioco nel momento in cui diventa attivo. Ma comunque, ripeto, io... Uh... Il calcio lo, 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 lo vedo in maniera molto più tranquilla, molto più serena e molto meno arzigogolata di queste regole che ci sono adesso. Uh, fuori gioco di, di piede, di mano, se è un centimetro, se è, è attivo, se non è attivo, se, se è fuori gioco è fuori gioco, c'è poco da fare. Quando c'è luce è fuori gioco, altrimenti non è fuori gioco. Ma io, ripeto, uh, sono io che sono probabilmente sicuramente sbagliato in queste situazioni. Paparazzo, per Voggi Domenico ancora Paparazzo a conquistare il pallone, vediamo se lo dà per Fiorentino, non ce la fa perché è controllato dal giocatore del eh, Soverato Davoli che gli ferma il pallone ed era il numero 13, Zazaz, sembra uno purtroppo scusateci, non, è, non ce ne voglia il giocatore del Soverato se non riusciamo a pronunciare in maniera perfetta il suo cognome, adesso l'altro Abdelatif, il numero 14. Numero 6 Procopio e la palla finisce in fallo laterale. Adesso c'è stanchezza da parte dei giocatori del Soverato, certamente la giornata è anche calda, ripetiamoci c'è questo vento fastidioso che nel secondo tempo spira alle spalle del Montepone, però eh, nel primo tempo il Soverato ha fatto una buona gara, ha giocato bene, si è mosso in campo eh, con personalità è riuscito a chiudere sull'1 a 1 il primo tempo e ricordiamolo che ad inizio di gara era stato quello che aveva avuto maggiori occasioni poi era intervenuto a sbloccare il risultato la, la bella azione di Voci e 5 minuti dopo il pareggio da parte del numero 9 Pitto che si è visto poco in campo, si è visto molto di più questo numero 10 Lesce questo numero 7 eh, Leone e Daniele però alla fin fine pitto con una bella azione personale è riuscito a, a pareggiare eh, le sorti della gara. Eh, poi nel secondo tempo è intervenuto il secondo gol di, di Marco Voci eccolo qua in campo in questo momento. Ienco vediamo se riesce a raggiungere il pallone, non vi riesce. Il neoentrato del Montepone e, e quindi adesso a pochi minuti ormai e dalla fine comincia a sentirsi la stanchezza, comincia a sentirsi il caldo. Siamo al 34esimo del secondo tempo, il 2 a 1 a favore del Montepone. E questo probabilmente ci toglie ogni conteggio da fare sull'eventuale differenza rete tra il Montepone e il Taverna perché con il pareggio avrebbe probabilmente consentito al Taverna di raggiungerlo in terza posizione quindi poi lì bisognerebbe controllare scattare e vedere, verificare la differenza rete generale eh, in questo caso non valgono ehm, i gol segnati in trasferta in questo campionato va, va, valgono soltanto le vittorie i punti conquistati nello scontro diretto oppure la differenza di reti generale il maggior numero di gol segnati ecco questa è la sequenza che bisogna seguire per verificare le posizioni in classifica tra le due squadre comunque con la vittoria il Montepone con una domenica di anticipo si assicura quantomeno il terzo posto eh, Viste le, le notizie che arrivano dagli altri campi con Rombiolese e San Gregorio che stanno oh, vincendo e quindi eh, stanno continuando nella loro marcia a 67 punti con il Paone che arriverebbe attualmente a 65, quindi è eh, presumibile eh, che nell'ultima giornata vincano entrambe le due capolista e vanno a disputarsi lo spareggio. Spareggio che eh, ricordiamolo ancora una volta sarà, sarebbe eh, giocato il 7 di maggio. Se così non fosse, se una delle due dovesse prevalere, il 7 maggio invece cominciano i playoff con eh, montepaone e Taverna, che dovrebbe essere quella che eh, la prima partita, l'unica partita che probabilmente come playoff si fa in questo girone per il momento. Anzi, sicuramente perché il fronte ormai è fuori, quindi eh, una delle due tra Rombiolese e San Gregorio viene promossa, l'altra arriva seconda. Poi Montepone terzo contro il Taverna, la vincente di Montepone e Taverna va a vedersela nella finale del playoff del campionato del girone contro la soccombente tra Rombiolese e San Gregorio. Vediamo ancora il Montepone con Domenico Voci, che adesso mi pare che con l'uscita di Pioritano forse è un po' avanzato la, la posizione in campo forse ha ricambiato ancora eh, Pisano adesso è un, un 4-3-3 probabilmente Attenzione Marco Voce ancora che prende il pallone ma cerca di servire Procopi ma viene anticipato da Miang 37esimo in corso Grillone, all'indietro per Stefano Leone che deve aprire da quest'altra parte per Scarfone e Gienco, il numero 17 che è appena entrato. Domenico Voci cerca di servire ancora Ienco, la palla non la, non la colpisce, però Paparazzo riconquista il pallone, ancora per Domenico Voce, che lascia il pallone per la, con la speranza che Procopio possa raggiungerlo, invece non è così, e Scarfone spazza via quindi, per evitare che possa ripresentarsi qualcuno in avanti. Francesco Fiorentino legge benissimo la traiettoria del pallone, cerca di portarsi in avanti, poi viene fermato da Tupu, Tupu in, in avanzamento con Procopio e Alessandro, che serve sulla fascia di sinistra il numero 13 Zazaz che non raccoglie il pallone e eh, assegna al Montepone con Conidi la rimessa con le mani che lascia poi a Francesco Fiorentino Paparazzo Fiorentino. In avanti ancora un lancio per Doria se non andiamo errato è rimasta a terra. Sì, è sempre il numero 7 che in questo secondo tempo ha subito un paio di falli un paio di, di situazioni che lo hanno certamente debilitato. Si tocca all'anca, prima era stato un colpo al fianco, adesso all'anca, però resta impavido in campo e cerca di proseguire e continuare questa partita. Paparazzo, lancio lungo per voce, bellissima la presa alta di Miang, che riesce ad agguantare il pallone. Yenko uh, fa un bel recupero nei confronti di Abdelatif ed è Dori ancora sulla fascia di destra. Si apre Fiorentino, però la palla viene cercata sul secondo palo e Mianga deve compiere anche qui un bel paratone deviando il pallone in calcio d'angolo. Angolo per il Montepone. Non va Grillone, va Conidi. Resta indietro Scarfone a proteggere sul numero 8 Migliarese, dalla bandierina. Va Domenico Voci, il numero 16. Paparazzo nei pressi, eccolo che cerca lo scambio, lo fanno i due giocatori del Montepone. Poi eh, Voci perde il pallone, però lo riconquista per eh, il passaggio di Fiorentino ancora Domenico Voci che da verso Paparazzo al centro dell'aria e c'è Procopio, vediamo Procopio tutto solo, mette al centro, non riesce poi libera per un attimo la difesa del Soverato e Procopio di testa non riesce ad impattare Procopio, Procopio, Procopio e fallisce il tiro perché viene anticipato dalla, dalla difesa ospite, raccoglie Fiorentino quando ormai comunque la palla era eh, terminata al lato. La rimessa adesso da parte del Soverato Davoli che appoggia sul numero 10 Lesci ed è ancora Lesci che cerca di uscire dall'aria. Ma l'arbitro fischia una punizione, eh, l'autore dovrebbe essere Domenico Voci, che nel tentativo di recuperare ha commesso fallo. Raccoglie Scarfone, raccoglie Scarfone per, uh, per Ienco. Ienco si destreggia sul, uh, sul centro, però perde palla, la recupera, eh, ma il Soverato uh, riprende di nuovo la sfera. L'azione era uh, di Abdelatif, che rimane a bordo campo, in contrasto. Eh. Qualche parola di troppo, infatti l'arbitro richiama Mister Pisano a rientrare nella sua... Uh, zona della panchina uh, qualche parola di troppo al centro ma l'arbitro ristabilisce prontamente l'ordine punizione battuta dal solito, dal solito Lesci intercettata al centro da parte di Domenico Vocci che cerca di impostare l'azione adesso è Ienco che riceve subito dopo Procopio, Procopio che scambia con Scarfone che cerca nella verticalizzazione ma uh, viene, viene anticipato da Torchio che... La manda fuori. Con la mano ancora Scarfone, mette al centro, non controlla Procopio. Grillone anticipa tutti, poi subisce il fallo, anzi commette il fallo, dice il direttore di gara, perché è andato a piedi uniti probabilmente a colpire il giocatore avversario. Si rialza e batte il calcio di punizione Lesci, ancora il numero 10 all'indietro per il numero 5 Corapi che cerca di servire il compagno, c'è la aggressività di Domenico Voce e di Doria che cercano di recuperare il pallone. E lo fa alla fin fine voci. Vediamo se riesce a conquistare qualcosa, non regala di nuovo il pallone all'avversario per un tentativo di lancio. Esce Mianga e la palla finisce tra uh, le mani del portiere appunto del Sovrato. Attenzione all'esce ancora uh, un'azione da parte del numero 10 sempre del Sovrato, sicuramente il migliore dei suoi in tutta la partita. Adesso c'è un calcio di punizione, c'è l'ultimo cambio anche da parte del eh, Montepaone, entra il numero 14 Lombardo ed esce l'autore dei due gol, Marco Voci. Questo al 44 ⁇ del secondo tempo, standing ovation ovviamente per Marco Voci che viene richiamato in panchina. Proprio per l'applauso da mister eh, Alessandro Pisano, fa vedere ancora una volta la maglia che ha sotto Forza Greg, l'augurio per Gregorio Vatrella, ancora una volta lo ricordiamo, con la speranza che possa davvero essere di buon auspicio. Attenzione, e batte dalla lunga distanza il numero. 10 del soverato nel tentativo di pareggiare la partita c'era stata una leggerezza al centrocampo da parte dei giocatori del montepone Due minuti mi pare che abbia segnalato o tre tre minuti segnala il direttore di gara il signor ricci di catanzaro di recupero che cominciano in questo momento già siamo a 6 secondi che, in, che è cominciata. Scambiano da questa parte Grillone e i compagni del, di reparto. Attenzione, non deve fare la fesseria di arretrare il Montepone perché c'è il rischio di una leggerezza e subire eventualmente un'azione del Soverato. Eh, conquista no, non l'arbitro assegna la rimessa con le mani al Montepone, Conidi eh, cercava di, di liberare in avanti, adesso è torchetto, torchetto fermato e se ne va, se ne va Doria, vediamo se riesce e eh, c'è il tocco da parte con la spalla, però prosegue il gioco perché la palla è tra i piedi del giocatore del Montepone. Ancora una volta un tiro e c'è posizione irregolare alla fine di Doria che non è riuscito ad insaccare il gol e probabilmente in questo, qua, in questo momento ha risentito Giuseppe dei tanti colpi ricevuti. Colpi ricevuti, specie quello sul fianco nella seconda frazione di gioco, un'occasione limpida che... Doria non è riuscito a sfruttare per come siamo abituati a vedere, purtroppo non ha siglato il terzo gol, ma il Soverato conduce sempre per due reti a uno, il Montepone conduce sempre per due reti a uno sul Soverato Davoli, un errore anche di stanchezza. Eh beh, certamente, infatti come si è fermato, si è toccato come dicevi tu giustamente il fianco perché, effettivamente, stanco colpi subiti e ha fatto in lungo e in largo quella fascia lì da quelle parti. Quindi, certamente alla fin fine ha rischiato. Attenzione, c'è un'ammonizione un per Procopio, eh, probabilmente un po' si è fatto prendere la mano. Adesso, il numero 9 del Monte cercando di andare a recuperare il pallone. L'arbitro non gliel'ha perdonata questa volta e ha fischiato dando il calcio di punizione al Soverato e ammonendo il centravanti del Montepone scambiano per linee orizzontali i giocatori del Soverato adesso cercano di superare la metà campo lo fanno ma torna all'indietro ancora poi è sempre il numero 6 Procopio questa volta che cerca di dare al numero 15 ma Domenico Voci conquista il pallone lo tiene in zona avanzata lontano dal proprio metà campo Fiorentino cerca di portarsi il pallone sulla fascia laterale alla fin fine viene fermato finita, finita in questo momento l'arbitro ha detto che basta così 48 minuti esatti alla fine il Montepone Riesce a vincerla questa partita, una partita difficile, delicata, ricordiamolo: giocata in un ambiente eh, non troppo sereno proprio per le note vicende del giocatore Gregorio Vatrella. L'augurio da parte nostra è che eh, si possono avere notizie confortanti nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E la speranza che eh, tutto possa perlomeno risolversi. Eh, intanto, diciamo che il Montepone con questi eh, tre punti conquista eh, sicuramente il terzo posto. Spera ancora perché fino a domenica prossima può ancora farlo. Può sperarlo la vittoria finale, eh, dipende dalle altre due, certamente in questo caso, eh, per vedere quello che eh, succederà poi nel prosieguo nel della stagione per questi eh, playoff. A tutti eh, un ringraziamento per l'ascolto, grazie a Giuseppe Ranieri per avermi confortato della sua presenza, grazie a Pasquale Lentino, Lentini per la sua guida tecnica, da Fausto Varano è tutto. A risentirci con le prossime eh, occasioni, targate come sempre S1 TV. Vabbè, gerace a Montepone da noi puoi giocare Super Era 8 Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e win for life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso bar Ricevitoria Gerace. vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.